Ciao e bentornato. In questa 18ª lezione di saxofono parleremo delle posizioni per il Si e per il Si bemolle nel registro grave. Cominciamo! Per il Si nel registro grave partiamo dalla posizione del Do grave che già conosciamo, vale a dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A questa posizione aggiungiamo il tasto 8, questo qui, questo in avanti, premuto con il mignolo della mano sinistra. Anche per la posizione del Si bemolle o la diesis nel registro grave, partiremo dalla posizione del Do grave, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma questa volta aggiungiamo il tasto B bemolle, Si bemolle, questo, premuto sempre con il mignolo della mano sinistra, in questo modo. Ricordo che, come già anticipato nella lezione numero 9, anche con i tasti 7 e Di bemolle aggiunti alla posizione del Sol, quindi 1, 2, 3 più 7, 1, 2, 3 più Di bemolle, possiamo ottenere delle posizioni di ripiego molto utili per il Sol diesis o La bemolle. Per l'ottava superiore, stesse posizioni con l'aggiunta del tasto d'ottava o portavoce. La lezione numero 18 si conclude qui. Come sempre ti invito ad approfondire gli argomenti trattati nel libro Lezioni di saxofono, edito da Vigor Music. Scrivimi alla mail lezionidisaxofono@yahoo.com per consigli o per richiedere il libro. Grazie per la tua attenzione, alla prossima!